Allora, Quanto riguarda la nostra giornata, ho paura che i nostri ospiti non si divertissero, oppure che rimanessero seduti al tavolo, annoiati, a mangiare, aspettando le portate per andare via. Dopo la torta, prendere e andare via e non lasciando niente della giornata più bella della nostra vita. invece, nonostante i nostri ritardi di quasi 2 ore e mezza, Francesco è stato molto bravo a intrattenere gli ospiti e anche improvvisando, anche facendo cose che magari avevamo organizzato, ci avevamo pensato di farle dopo. Radio Globo Feli, benvenuto Plaza! Adesso le mani e la voce! La la la, la voi! La... Vai! Naturale. Nonostante avessero programmato tutto, alla fine è andato pure a braccio perché la situazione l'ho obbligato a prendere altre strade, però è andato benissimo. I nostri parenti come sono divertiti, ci hanno fatto i complimenti tutti. Di oggi ci è piaciuto tutto, e soprattutto il momento in sala durante le portate dei primi e dei secondi, dove Francesco ha fatto il matrimonio, l'ha fatto lui perché prima della festa l'ha realizzata lui. Un intrattenimento fantastico, è veramente travolgente. Le persone sono alzate, ho visto mio padre con il cappellino, mio nonno, è stato qualcosa di fantastico. Non c'è stato un invitato seduto sulla sedia, ovviamente lui non ha obbligato Sono nessuno, tutto è stato spontaneo. tutto molto naturale, Noi ci siamo è divertiti da stata una pazzi, festa nonostante qualche bellissima. imprevisto, ma diciamo, Francesco è riuscito comunque a risolvere il tutto brillantemente, ci siamo divertiti da pazzi. Oggi ci sentiamo felici perché è il giorno più importante della nostra vita, ci sentiamo realizzati perché tutto è successo come lo desideravamo. Tutto quello che speravamo. E L'animazione avevamo che organizzato. volevamo, è stato tutto perfetto. Francesco e il suo staff sono stati Ha fantastici. esaudito tutti i nostri desideri. Non potevamo chiedere di meglio. Era già una garanzia prima ancora di oggi, ma ad oggi posso soltanto dire che è il top, solo quello. Ho provato sulla mia pelle che è vero, sono divertiti È veramente, riuscito a veramente tutti. travolgere tutti, anche il nostro parroco che ha celebrato la nostra cerimonia, Qualcosa di quindi fantastico, ce lo ricorderemo per tutta la vita. anche il nonno di 90 No, anni, quindi è stato veramente, è veramente una giornata stato indimenticabile. tutto Tutto fantastico. merito suo, tutto merito dello staff di matrimonio travolgente. Signore, signora! Abbiamo vissuto un'esperienza fantastica, quello che cercavamo, dove comunque vedere i propri invitati, parenti, nonni, amici scatenati in quella maniera sono emozioni che non hanno prezzo. Farei questa scelta altre 1000 volte, ma ci si sposa una volta sola, Meno quindi male. per fortuna, quindi siamo contenti della scelta che abbiamo fatto, la rifaremo altre, non 100, altre 1000 volte, perché è stata un'esperienza fantastica. Allora, noi definiremo matrimonio travolgente con la stessa parola, travolgente, visto che comunque quello che abbiamo vissuto è stato qualcosa di fantastico.
Non... dall'ingresso in sala e nel tutte bar, le persone lì ad aspettarci con i palloncini. Subito dopo il momento in sala, tutti già a ballare ancora prima che iniziavano ad arrivare le portate. Il momento dei balli, il momento sono del taglio della torta, sono scene che rimangono nel cuore. Considerare il matrimonio travolgente alle sole coppie che, come noi, volevano lasciare un ricordo indimenticabile per tutti gli invitati e che avevano come priorità il divertimento e la festa. Quindi soltanto coppie come noi che volevano divertirsi insieme ai nostri amici e ai nostri parenti con la semplicità che contraddistingue Francesco nella sua animazione. E lasciare il ricordo indelebile nella mente di tutti. Che dire di questo matrimonio? È un matrimonio travolgente, spettacolare, sono stati bravissimi, nonostante il ritardo da parte degli sposi a causa del fotografo, loro sono riusciti a rallegrare la giornata in maniera fantastica. Hanno coinvolto tutti senza essere invadenti, sono stati gentili con tutti, ma poi hanno accettato anche gli scherzi da parte degli invitati, hanno fatto scherzi agli invitati in maniera simpatica e ci hanno fatto passare una giornata fantastica. Lo consiglio non a tutti, ma solo a chi si vuole veramente divertire.